L'emergenza coronavirus ha cambiato anche il modo di fare scuola. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge con le norme per lo svolgimento e la conclusione dell'anno scolastico in corso. La didattica a distanza diventa il cardine, come ha spiegato anche Anna Paola Sabatini, direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale. Proprio come diceva lei, la didattica a distanza esce da una fase di straordinarietà ed entra nella ordinarietà della nostra attività scolastica. Il decreto legge appunto prevede che venga utilizzata come modalità di accompagnamento, quindi mista anche con la didattica tradizionale per il futuro. Questo patrimonio che abbiamo messo a sistema non andrà disperso, perché appunto dal Ministero dell'Istruzione ci dicono che dovrà comunque rimanere una modalità di svolgimento che in alcun modo, ovviamente, io ho già avuto modo di dirlo, sostituirà mai però la didattica tradizionale. La data spartiacque sembra essere quella del 18 maggio. Cosa si prevede per quanto riguarda gli esami di terza media, di maturità? Il decreto legge mette gli studenti un po' più tranquilli, soprattutto quelli che dovranno affrontare, appunto, come diceva lei, l'esame di terza media e l'esame di maturità. La data del 18 maggio ci dirà due cose: se le attività scolastiche riprenderanno in presenza, ovviamente con tutta una serie di precauzioni riguardo il distanziamento. Per quanto riguarda l'esame di maturità, verrà svolto in modalità quasi regolari, con una prova di italiano stabilita a livello nazionale e la seconda prova predisposta invece dalle commissioni scolastiche. Qualora entro il 18 maggio invece non si dovesse tornare nelle aule scolastiche, ma le modalità dovessero rimanere quelle che oggi conosciamo, per quanto riguarda la terza media, i ragazzi predisporranno un elaborato tipo tesina comunque da inoltrare ai propri docenti che effettueranno la regolare valutazione, tenendo appunto conto anche di questo periodo a distanza. E per quanto riguarda gli esami di maturità, invece, ci sarà un'unica prova orale che addirittura potrà essere svolta, un po' come sta accadendo già per l'università, in maniera appunto a distanza, quindi online. Ora è importante garantire a tutti la possibilità di seguire le lezioni a distanza, far sì che tutti abbiano i supporti informatici e la connessione. Delle azioni sono state già poste in essere, oltre che dalle singole istituzioni scolastiche che hanno messo a disposizione dei propri studenti, appunto, che non ne avevano la disponibilità, incomodato d'uso gratuito, i PC che le scuole appunto avevano. Poi il Ministero dell'Istruzione proprio in queste ore ha distribuito, ha fatto arrivare alle singole scuole le somme stanziate in una precedente decretazione. Per le scuole molisane parliamo di una media di circa 8-9 mila euro a scuola, non completamente dedicate all'acquisto di device, da dividere tra altre spese, tra cui appunto l'igienizzazione delle scuole, la formazione dei docenti, però una parte importante sicuramente da riservare all'acquisto dei computer, quindi questa è una misura importante. Ma c'è anche la Regione, attraverso l'assessorato all'istruzione, che sta predisponendo una misura per coprire ulteriori spese per l'acquisto di PC per i ragazzi e le famiglie che non ne hanno la disponibilità, ma anche per intervenire sul problema delle connessioni e delle zone raggiunte con troppa difficoltà.